A Palusa c'è anche uno. Sembra più facile suonare all'estero che in Italia. Chiaramente in proporzione noi è 10 anni che si suona in Italia, so che in Italia ci sono un'altra situazione ora, dopo 10 anni. Però in Europa dopo 2 e mezzo in proporzione è molto più grossa, più veloce. Poi chiaramente bacino in Europa è enorme, perché sono in Germania, che è la nazione dove si punta di più, noi c'è una quantità di città e di posti dove suonare ed è una risposta culturale di base molto più immediata. Come accennavi, il gruppo strumentale, essendo strumentali, magari siamo un pochino più, sì, insomma, ci vuole più facilità, sì, via. C'hai barriere linguistiche prima di tutto, quindi ascolti la musica, è come un DJ alla fine. Fondamentalmente è come un DJ che può fare musica da tutte le parti del mondo, perché non ha una barriera linguistica. Anche se comunque canti in una lingua come l'inglese o cose varie, hai possibilità di spostarti comunque in Europa e di avere comunque un pubblico che ti può seguire. Però più o meno il bacino dell'Europa ti dà la possibilità in generale di poter suonare un po' ovunque. Fondamentalmente un'agenzia, no? Sì. In Italia che ci trova le date, quindi tutto parte da lì, che è il ragazzo che lavora con noi, si chiama Luca Landi, e ora lavora con un'agenzia che si chiama Zuma Booking, e poi da lì c'è il gruppo che siamo noi, e siamo noi 1, 2, 3, 4 che suoniamo, Fabio che è il fonico. La parte fondamentale del tour e anche Fabio, che sono i due guidatori che qui noi, che non si è fatto un chilometro da quando siamo partiti. Di sudore, fame. Per dire, a questo giro tante esperienze culturali nei supermercati di tutta l'Europa. Stiamo mangiando tantissime baguette, ma una cosa proprio 1 e mezzo al giorno.